Eccoci, una nuova puntata di Non di Solo Pane. Questa mia breve introduzione per andare ad Arona, perché abbiamo visto anche a livello nazionale la cronaca riportava l'episodio degli studenti con dei cartelli molto pacati, eccetera, che sono stati così, diciamo, non trattati molto bene dal dirigente scolastico. Una scena brutta del nostro territorio. Ma ad Arona abbiamo un appuntamento bello. Sabato sera, in occasione della giornata contro la violenza sulle donne, alle 20:45 di sabato 25 sera al Teatro San Carlo, ci sono degli studenti e delle studentesse delle scuole che presentano la tragedia di Eschilo proprio su questo e il ricavato di quella serata. Io sarò presente, ma vi invito anche voi, sarà proprio devoluto alla Casa Rifugio Nuova Gerusalemme Onlus. La seconda cosa, ma ne parleremo meglio magari la settimana prossima, domenica 26 novembre, Monsignor Bettazzi avrebbe compiuto 100 anni. Ci ha lasciato da poco, avremo modo di ricordarlo meglio, ma lo ricordiamo nel suo centesimo compleanno in cielo con tanti nostri amici e amiche, con tutti i santi. E infine Don Angelo mi dice di ringraziare tutti quelli che hanno già comprato il libro, che sono tanti, ma cosa fare? Lascerei subito la parola a Don Angelo. Amiche e cari amici di Non di Solo Pane, mi trovate in una location un po' diversa dal solito. Sono sul lungolago di Feriolo, ma sento arrivare, non so, come il sibilo di una Ferrari, forse molto di più, da Cesara. E là là, eccolo qua, il nostro amico Don Renato, spettacolare. Renato, va subito a piedi? Sì, praticamente sì, velocemente, però mi sembra bello fare qualche riflessione sulle rive del lago, che biblicamente tu ci insegni, ha tanto da dire, e poi lascio a te il buio, l'oscurità di questi giorni. Sì, abbiamo scelto questa zona buia, illuminata da una luce che voi non vedete ma che illumina noi e che penso sia significativo. Domenica celebreremo la solennità di Cristo Re, con la quale noi cristiani concludiamo un anno liturgico, quindi con la domenica successiva dovremo fare il brindisi di inizio anno e quest'ultima parte dell'anno liturgico è contrassegnata sicuramente dal buio, dalle tenebre che avvolgono il mondo in tante dimensioni. Abbiamo avuto segni di violenza e tutto il mondo in Italia si è fermato per la triste situazione di Giulia, ma accanto al nome di Giulia vanno aggiunti i nomi di tante altre persone che non vengono neanche nominate in televisione, che non fanno notizie, che vivono le stesse violenze, le stesse sofferenze e non possiamo, non so se condividi Don Renato, non arrivare fino a quella terra che ogni domenica sentiamo nominare nella parola di Dio, che è la terra di Gesù, dove da oltre un mese si continua a uccidere, a ammazzare, a massacrare, quasi nell'indifferenza generale o qualcosa di simile. Forse il buio è davvero forte, ma magari su queste parole di buio, se tu sei d'accordo, sentiamo una luce che ci arriva da Gaza, una luce che grida a tutti noi che c'è bisogno di luce in quella terra. Allora, Suor Nabila Saleh, della Suore della Sacra Famiglia, della Madonna del Rosario, che vive proprio a Gaza, da dove non arriva nessuna notizia se non da giornalisti che in qualche modo entrano o con l'esercito israeliano, quindi filtrano notizie che desidera l'esercito israeliano, o dall'altra parte da Al Jazeera, sentiamo una voce della piccola comunità cristiana. Mandiamo allora la voce, la testimonianza e raccogliamo l'appello di Suor Nabila Saleh. Pace bene a tutti, lo chiediamo da voi di pregare per noi, per la situazione in Gaza, perché diventerà più difficile a livello umanitario. I bombardamenti ovunque, tutte le parti. Noi nella Chiesa viviamo con 735 persone. Viviamo una situazione molto difficile perché attraverso di noi le armi israeliane tutte le notti bombardano ovunque. E chiediamo a tutti i capi del mondo, con il nome di Dio, che lo conoscano, di dire basta a questa maledetta guerra, perché c'è tanta sofferenza, c'è tanti soffrono, non trovano
né acque, né pane, né di mangiare, né di vivere, alle cose banali della persona umana. Una situazione va malare il cuore, fa malare il cuore perché è molto difficile sfilare tutte le gente, le persone, a tutte le proprietà, alla loro patria, e la distruzione ovunque. E chiediamo a tutti di gridare per la pace, per tutta la popolazione in Gaza, perché vivono una situazione molto difficile. E chiediamo ai capi dei governanti, con il nome dell'umanità, che lo conoscano. E io non immagino che non conoscano neanche l'umanità per questa situazione. E questo è il mio grido a tutto il mondo, per dire basta alla guerra, per i bambini, per i malati, per gli anziani, e c'è tanta sofferenza. E non c'è neanche diritti umani, non c'è umanità in questa guerra. Sì, davvero, grazie a Suor Nabila. È difficile in questi giorni guardare la televisione, perché tu parlavi dei giornalisti, si chiamano embedded, quelli che sono arruolati dietro l'esercito. Per cui possiamo immaginare che cosa raccontano. È faticoso, ma noi ti ringraziamo anche perché anche la puntata scorsa abbiamo mandato l'audio di Suor Nabila, quelle immagini brutte, sfocate, improponibili in televisione, ma dobbiamo ringraziare VCO Azzurra TV che le ha mandate in onda, perché ci ha fatto capire che qui non facciamo spettacolo sulla morte, sulla tragedia della guerra, ma condividiamo, ricordiamo tutti i tuoi servizi, il tuo campettino da calcio in quella terra, e quindi questa campanella che forse anche i nostri amici sentono a casa ci chiede davvero: ma cosa deve succedere ancora per chi suona questa campana? E davvero cominciano già le luminarie di Natale, abbiamo visto, a parte il fatto di farle o meno, ma davvero ci chiediamo a più di un mese che cosa accendiamo in questa situazione. Sai, Renato, io sono rimasto colpito da Suor Nabila, dalla sua faccia, cioè mi sembrava di vedere in quello sguardo tutto il dolore, la sofferenza di una donna che non dorme da giorni insieme alla sua gente perché trema dalla paura che ogni bomba possa cadere su di loro. Altre notizie che manda sono drammatiche, il fatto stesso che non riesca a mandare un messaggio perché non c'è connessione, non hanno possibilità di comunicare, ecco, sono proprio abbandonati. E credo che lì si stia facendo, usiamo parole forti, un genocidio, e credo che questa sia la parola, cioè eliminare un popolo completamente nell'indifferenza generale. Non sta a me certo giudicare quello che Hamas ha fatto, è ingiudicabile, imperdonabile, ma qui siamo andati oltre altrettanto e non si risponde a violenza con una violenza ancora più grande. Mi sembra che siamo ancora dente per dente, occhio per occhio, che proprio è nato in quella cultura ebraica, ma siamo ancora fermi a Caino rispetto a Abele, e per arrivare a Gesù che insegna ama il prossimo, perdonare, credo che abbiamo bisogno forse della nuova generazione. Non so se la nostra ce la farà ancora a metterlo in pratica. Sì, io colgo l'occasione per ricordare che Pax Christi, da sempre legato a quella terra, con viaggi, legami, conoscenze, ci prepariamo anche alla marcia di Capodanno, che sarà il 31 dicembre a Gorizia, e avremo voci anche di pace da Israele, da Gaza e dall'Ucraina. Ma ricordo anche che il 2 di dicembre, sabato prossimo, avremo una giornata nazionale proprio sulla Palestina a Bologna, perché è la giornata ONU per la Palestina, che abbiamo sempre celebrato e quest'anno ha ancora più valore. Lo vediamo in questa locandina. E vediamo in questo clima, ma lo abbiamo detto sempre nelle nostre puntate in questi oltre 20 anni, la guerra decide la vita di milioni di persone, e lo vediamo anche qui: ci sono guerre dimenticate, guerre per cui si fa il tifo come per la nazionale di calcio, bombe giuste, quasi sante,
e quelle degli altri invece sono brutte. E allora mi sembra bello, poi lascio a te la parola, ricordare che venerdì scorso, nella giornata dello sciopero, una referente CGIL Vercelli Valsesia, Mariella La Terra, leggo sulla Stampa di sabato 18, che lavora al pronto soccorso, dice: sono stanca e arrabbiata, è un'infermiera, ci consideravano eroi solo perché gli eroi non si pagano, ma io e noi qui tutti abbiamo diritto a un salario degno per ciò che facciamo. Si rivolge al governo, in particolare alla spesa militare, citando non troppo velatamente l'aeroporto militare di Cameri. Di qui sfrecciano gli F-35, uno solo, costa quanto 3.244 posti letto. Negli ospedali di Novara, Vercelli, Biella e VCO, sommati insieme, i posti letto sono 1.800. Un'ora di volo corrisponde a un anno di paga di un infermiere. Non c'è bisogno di aggiungere. Ci dobbiamo far ricoverare in aereo allora, Renato, l'unica soluzione. Sono anni che tu ne parli, sai quanto ascolto può avere, sai quanta profondità, siamo anestetizzati a tutto ormai, quindi se la tragedia ci colpisce da vicino ci scuote per un attimo e poi se ne va. Abbiamo bisogno proprio di rieducare gli affetti, di rieducare i sentimenti, la nostra interiorità, e allora dobbiamo appellarci al Vangelo perché ricordi a tutti noi cristiani che lì è la radice, la fonte delle nostre scelte, ciò che ci può davvero insegnare l'amore per il prossimo, la capacità di perdonare, di camminare da sorelle e fratelli in questo mondo. Io non credo di poter aggiungere altro, lascio a te la conclusione della nostra puntata. No, la conclusione, ne avevamo parlato anche al telegiornale, di fronte alla tragedia di Giulia, evitare di dare consigli che sarebbero ipocriti, ma mettersi in discussione e direi prima di tutto noi uomini di fronte a questo. Tu vivi anche molto il mondo dei giovani, della scuola, forse ci insegnano più loro che non noi adulti che abbiamo quasi sempre le soluzioni in tasca. Ricordo anche, appunto, inizierà l'avvento l'altra settimana e noi ci prepariamo. Salutiamo anche a nome di Don Giorgio chi ci segue e come sempre ci vediamo la settimana prossima. Arrivederci.